Grazie Presidente. Beh, colgo l'occasione per ringraziare anche il sottosegretario De Micheli. Questo è il suo primo provvedimento che ha seguito in aula. Siamo alla conclusione e quindi la ringrazio per l'attenzione che ha dimostrato. Argomento sul quale la Lega Nord nel corso degli anni, sia in maggioranza quanto in opposizione, è sempre stata ben sola. Noi siamo convintamente sostenitori della lotta e del contrasto non all'evasione, ma bensì al canone RAI stesso, in quanto siamo convinti che sia iniquo socialmente, perché colpisce indiscriminatamente la popolazione indipendentemente dal reddito, ed è iniquo territorialmente. E al di là dei dati che conosciamo tutti, arci utilizzati e anche a volte strumentalizzati tra le differenze nord e sud, anche guardando all'interno delle stesse regioni, prendiamo ad esempio la Campania, passiamo da un canone pagato ogni 10 famiglie a Casal di Principe, uno ogni 10 famiglie, quindi evasione del 90%, a sempre in Campania, a Piano di Sorrento, dove viene pagato invece da 9 famiglie su 10, quindi con un'evasione diametralmente opposta di una famiglia su 10. Questo la dice lunga sul fatto che il canone è uno strumento inadeguato, ma è evidente a tutti, è stato pensato lontano nel tempo, quando addirittura non esistevano neanche gli apparecchi radiotelevisivi. Da anni noi chiediamo che venga riformato e nel frattempo conduciamo una legittima battaglia per non pagarlo. Lo diciamo tutti coloro che, come sottoscritto, hanno fatto regolare disdetta, dando la disponibilità al suggellamento dell'apparecchio televisivo. Ricordo agli operatori dell'URAR, via Fondolo, Vezza d'Oglio, l'apparecchio televisivo li aspetta, il mio apparecchio televisivo ovviamente. A tutti coloro che, come noi, hanno fatto regolare disdetta, ovviamente facciamo presente che si tratta di obiezione fiscale, perché è un'imposta, e questo è uno stato pa particolarmente bizzarro nel momento in cui chiama canone quella che è un'imposta di possesso sull'apparecchio radiotelevisivo. Ma noi non paghiamo un'imposta perché questo è uno stato ladro. Essendo uno Stato ladro, noi non siamo disponibili e utilizziamo questa imposta come simbolo di quello che è un megafono di uno Stato ladro, cioè il simbolo, la RAI, che manda 5 giornalisti a seguito del potente di turno per decantarne le lodi, come recentemente è successo nel viaggio di Matteo Renzi. Continuiamo a sostenere che non bisogna pagarlo perché le modalità di riscossione del canone RAI sono evidentemente fraudolente, sono evidentemente lesive del rapporto tra cittadino e Stato. Lo abbiamo sostenuto sia quando eravamo in maggioranza sia in opposizione. Io ricordo e ho trovato traccia delle nostre proposte anche all'interno di altre mozioni, per esempio quelle dei 5 Stelle e non solo. Abbiamo proposto in passato, per esempio, di dare la facoltà di pagarlo in base all'evoluzione tecnologica. Sono affacciati sul mercato i decoder, quindi la possibilità di scegliere se vedere o meno i programmi della RAI. Quindi abbiamo proposto a quel punto l'accesso condizionato dietro pagamento. Proposta caduta nel vuoto. Quando c'era un ministro del centrodestra, Romani, avevamo verificato, vagliato l'ipotesi che oggi è tornata tanto di moda, ma credo che sia inattuabile oggi come allora, di metterlo nella bolletta energetica, con problematiche che sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti e sono quelle stesse problematiche che oggi impediscono al governo di fare quello che ha annunciato solo un mese fa. Oppure di metterlo nella
inserirlo nella fiscalità generale e quindi di introdurre un meccanismo di progressività. In quel caso Tremonti ci disse che non voleva aumentare le tasse, quindi che non era opportuno. Ma il problema rimane lo stesso. Le modalità sono completamente errate, sono truffaldine e sono figlie di uno Stato borbonico che noi rifiutiamo e pertanto invitiamo a non pagare il canone RAI per il motivo che è un'imposta, per il motivo che è escusso in modo fraudolento e per il fatto che noi crediamo, terzo motivo, che 1,7 miliardi di euro in un momento in cui vengono tagliati i fondi per l'editoria, quindi dall'anno prossimo già si preannuncia la chiusura di centinaia di testate quotidiane e periodiche a causa di questi tagli. Nel momento in cui oltre un centinaio di emittenti locali sono costrette a chiudere, sempre a causa dei tagli da parte dello Stato, oltre a una incapacità di gestire il mercato, i rapporti del territorio, di fronte a queste evidenze noi siamo convinti che se servizio pubblico è l'editoria, se servizio pubblico sono le emittenti locali, non riusciamo a capire, non condividiamo il fatto che l'intero ammontare del finanziamento pubblico vada a un solo soggetto che poi, questa è un'opinione ovviamente personale e credo di poterla estendere al mio partito, ma non solo, un soggetto pubblico che di pubblico nella sua missione ha ben poco, o almeno nello svolgimento della sua missione, perché la qualità dei programmi di Mamma Rai sono sotto gli occhi di tutti, ma questo non è un argomento in questa mozione. In questa mozione di cosa parliamo? Ma in questa mozione parliamo della costante presa per i fondelli del cittadino utente da parte della RAI che disperatamente cerca ogni strumento vessatorio per recuperare ciò di cui nella stragrande maggioranza dei casi non ha diritto. Parliamo per esempio, ed è fondamentale ribadirlo in questa aula, l'abbiamo fatto più volte e lo rifacciamo, il canone speciale non va pagato. Tutti coloro, imprenditori, commercianti, artigiani, chiunque ha un'attività che si è visto recapitare un bollettino che sollecitava il pagamento di un canone per il mero possesso di un personal computer, non devono pagare il canone RAI, è un loro diritto e l'atto della RAI è semplicemente un atto vessatorio, un atto fatto per recuperare, sfruttando la buona fede, sfruttando a volte anche la noncuranza del cittadino contribuente per aumentare semplicemente la platea degli abbonati. Non solo il canone speciale che non va pagato, ma anche i falsi ispettori, perché sono loro che si autodefiniscono ispettori RAI, che passano di casa in casa utilizzando poi liste di vera e propria proscrizione, perché di questo si tratta, quindi vanno ovviamente a indirizzi mirati a sollecitare la sottoscrizione di nuovi abbonamenti, pratica assolutamente inaccettabile, censurata anche in passato, ma che continua nell'indifferenza generale. Oppure citiamo le tanto note comunicazioni dell'URAR, che sono evidentemente truffaldine, non lo dico solo io, ma lo dice addirittura anche l'autorità per la privacy, truffaldine perché inducono chi le riceve a pagare un canone che non deve corrispondere, oppure le continue violazioni della privacy e gli utilizzi di indirizziari ai quali la RAI non dovrebbe accedere, oppure addirittura i casi del canone RAI fatto pagare ai deceduti, perché siamo in un paese in cui si arriva addirittura a questi eccessi. In base al parere, e qui chiudo, in base al parere che il governo ci ha fornito,
È evidente che comunque sarà la riforma del canone RAI, se ci sarà questa riforma, perché anche qui siamo sulle montagne russe, ci svegliamo la mattina e cioè, dovrebbe essere in bolletta e la sera invece è tutto tramontato, sicuramente non sarà progressiva. Quindi rimane questo vulnus, rimane il fatto che chiunque dovrà pagare la stessa cifra per pagare le trasferte dei 5 giornalisti a seguito di Renzi, chiunque, ricco o povero che sia, pensionato o lavoratore attivo che sia, dovrà corrispondere la stessa cifra a Mamma Rai. E questo per me è fortemente sbagliato. Non sarà quindi nella fiscalità generale. Io mi chiedo come riformerete questo canone RAI. Credo che sia un diritto non solo mio ma di tutti i cittadini venire informati su come reperirete quei 1,7 miliardi di euro che ogni anno rastrellate dalle tasche dei cittadini per pagare le inefficienze di Mamma RAI.